Ciao a tutti, oggi prepareremo la colomba veloce farcita con Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Ingredienti sono uova, zucchero semolato, burro morbido, farina di tipo 00, latte, lievito per dolci, gocce di cioccolato, vanillina, Nutella o crema di nocciole e aroma di panettone. Per la glassa, granella di zucchero, albumi, mandorle e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla. Mettiamo i tuorli, lo zucchero e azioniamo il bimby per 5 minuti a velocità 3. Rimuoviamo la farfalla. Dopo aver rimosso la farfalla, aggiungiamo il burro morbido. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 3. Aggiungiamo la farina. Il latte, il lievito per dolci, la vanillina, il e l'essenza di panettone. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità 4. Trasferiamo il composto in una ciotola capiente. Dopo aver trasferito il composto in una ciotola capiente, adesso aggiungeremo le gocce di cioccolato. Per chi volesse, questa ricetta può essere variata aggiungendo al posto delle gocce di cioccolato i canditi e non aggiungere la Nutella o crema di nocciole e quindi far venire una colomba classica. Noi procediamo con questa variante. Aggiungiamo le gocce di cioccolato e le amalgamiamo al composto. Dopo aver amalgamato le gocce di cioccolato, andiamo a lavare e asciugare il boccale. Dopo aver lavato e asciugato bene il boccale, adesso riposizioniamo la farfalla. Versiamo gli albumi, il facciamo montare per 4 minuti a velocità 4. Dopo aver montato gli albumi, rimuoviamo la farfalla e trasferiamo il composto nella ciotola. Dopo
Adesso incorporiamo gli albumi delicatamente. Dopo aver incorporato gli albumi, adesso trasferiamo metà del composto in uno stampo per colombe da 750. Adesso distribuiamo la Nutella o crema di nocciole a cucchiaiate. Dopo aver distribuito la Nutella, completiamo ricoprendo con il resto del composto. Adesso livelliamo bene. Adesso prepareremo la glassa. Senza lavare il boccale, versiamo i due albumi e lo zucchero semolato. Chiudiamo con il coperchio il misurino. E azioniamo il bimby per 30 secondi. A velocità 7. Adesso versiamo la glassa sull'impasto. Dopodiché procediamo con le mandorle. E completiamo con la granella di zucchero. Adesso inforniamo a forno preriscaldato in modalità statica a 170 gradi per 50 minuti circa. La colomba è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di consumarla. Colomba veloce farcita con Nutella o crema di nocciole. Grazie e alla prossima ricetta.